Le malattie reumatiche o le patologie reumatologiche sono un insieme di malattie che vedono coinvolti alcuni tessuti in modo particolare, soprattutto i tessuti delle articolazioni, quindi la sinovia, la cartilagine, i tendini, il tessuto muscolare, quindi i muscoli e il tessuto osseo. Però ci sono anche organi interni che possono essere coinvolti nelle malattie reumatiche, ci sono forme quindi di reumatismo extraarticolare, chiamiamole così. Abbiamo tre tipi, possiamo individuare tre tipi di cause. Malattie reumatiche che hanno una causa degenerativa, e penso fra queste l'artrosi, per citarne una, la più comune, la più conosciuta. Malattie reumatiche che invece hanno una causa infiammatoria, quindi si scatena un processo infiammatorio che determina quindi la patologia, quindi ha una genesi diversa, e queste sono ad esempio l'artrite reumatoide. Malattie invece reumatiche sono caratterizzate da disfunzioni metaboliche. Pensiamo alla gotta, quindi un accumulo di acido urico all'interno di un'articolazione determina un dolore, un processo infiammatorio causato proprio da questo componente che non dovrebbe esserci all'interno dell'articolazione. Quindi all'interno delle malattie reumatiche abbiamo veramente un campo di patologie estremamente ampio. E noi dobbiamo differenziare tra ciò che è degenerazione, tra ciò che è infiammazione e accumulo di sostanze. Qual è il razionale? Perché utilizziamo la cannabis? Perché noi sappiamo che la cannabis ha un'azione importante su tutti e tre questi fenomeni, cioè sui fenomeni di degenerazione, sui fenomeni infiammatori e sui fenomeni di accumulo. Cioè il sistema endocannabinoide interviene a bloccare questi processi qua. Noi utilizziamo cannabis che hanno diverso contenuto di THC e di CBD proprio per andare a modulare questi fenomeni e cercare di ridurre col processo degenerativo, quindi un percorso di degenerazione e invecchiamento della cellula, oppure andare a ridurre il processo infiammatorio, sapendo che abbiamo anche un'azione importante su quello che è lo stress ossidativo che si viene a definire all'interno dell'articolazione, o meglio all'interno delle cellule che vanno a comporre i tessuti di quella articolazione.